La situazione è quella che un pochettino stanno subendo i lavoratori, è ben chiara, almeno nella nostra area, nella nostra regione, un po' tutti la sanno, anche se tanti fanno finta di non saperla. È notizia appunto di oggi che il governo abbia individuato all'incirca 1 miliardo di euro per quanto riguarda il rifinanziamento delle casse integrazioni e delle mobilità in deroga, per quanto riguarda l'annualità 2013. Ma voglio ricordare che i fondi, una parte dei fondi erano già stati stanziati, erano già disponibili. Ad oggi purtroppo una, se non l'unica regione che ancora non ha provveduto all'erogazione delle mensilità, delle quattro mensilità, delle prime quattro mensilità del 2013 è appunto la regione Calabria. Abbiamo i lavoratori che aspettano con ansia e con grandi difficoltà, devo dire, perché purtroppo la crisi che ci ha investito in questi ultimi anni. Più andiamo avanti e più viene sentita dai lavoratori, dalla famiglia dei lavoratori. E come dicevo, appunto, non vedono erogarsi alcunché per quanto riguarda il 2013. Addirittura abbiamo lavoratori, buona parte dei lavoratori che ancora avanzano mensilità del 2012. E la cosa assurda e la cosa che più ci fa rabbia è appunto questo, la propria indifferenza da parte delle istituzioni nel risolvere problematiche di questo tipo. Cioè, Un'indifferenza che il 21 potrebbe portare a un gesto eclatante. sì, la CGIL, CISL e UIL congiuntamente hanno indetto per il 21 una manifestazione a Catanzaro sotto la sede della Regione Calabria, ammesso che appunto per quella data non vengono date delle risposte, ma delle risposte positive, non delle risposte negative. Nel senso che se la Regione e il Ministero garantirà l'avvio dell'erogazione di queste mensilità, e allora le organizzazioni sindacali potranno decidere anche di annullare quella manifestazione.